Dieci Nodi è una rete, chiaramente lo dice la parola stessa, di 11 festival che nell'autunno, un autunno che nel tempo, nei 3 anni in cui esistiamo, si è estesa da settembre fino a dicembre, avevamo iniziato col periodo di ottobre, settembre-ottobre, però è un autunno che vogliamo vivere in pieno nella città di Cagliari, discipline differenti, dalla musica, alla danza, alla letteratura, a Sardex, che appunto non si occupa direttamente di spettacolo, però è un partner molto importante. La presenza di, diciamo, parliamo di arti performative perché poi a partire dalla musica, a partire dalla danza, a partire dal teatro, poi tutti noi stiamo sperimentando un teatro totale. La rete ci piace, è fondamentale perché ci rende vivi, ci aiuta a crescere. Io penso che questo festival sia proprio nato per favorire la crescita di un pubblico che non è un pubblico passivo e disattento, ma che partecipa e che orienta le nostre programmazioni. Siamo felici per il terzo anno di far parte della rete 10 Nodi. Il nostro festival Entula non è solo autunnale, perché dura 9 mesi da marzo a dicembre, però effettivamente in autunno è il periodo più ricco di appuntamenti anche nella città di Cagliari. Partiamo domenica con Fabio Stassi in collaborazione con Sardegna Teatro, facciamo nuovamente il pronto soccorso letterario che è stato così, ha avuto grande successo l'anno scorso, ci sarà anche un bellissimo reading di Lia Careddu. Il calendario di Entula è in continuo aggiornamento, quindi seguiteci sul sito. L'associazione Ticon Zero anche quest'anno appunto è ben felice di poter partecipare al Festival 10 Nodi. L'attività dell'associazione quest'anno sarà centrata sul laboratorio urbano, sulla valorizzazione delle risorse locali, quindi si pone come un catalizzatore di maglie di creativi artisti locali. Le maglie importanti di questa rete sono il conservatorio, cioè il Dipartimento di Musica Elettronica del conservatorio e la comunità attorno al progetto Snake. Vi ricordo i primi appuntamenti oggi stesso alle 21 in vetreria con Sara Giglio nel monologo di Sarah Kane, Psicosi delle 4:48, e a seguire il musicista Michele Ukeddu, che è fresco di un'esperienza in Finlandia e ci presenta il suo progetto Obsidian. Vi rimando al sito dei 10 Nodi e al www.signalfestival.org per il programma completo.